Il cattivo sogno nasce come riflessione sulla persona che si mette di fronte a un oggetto, a un'opera, e è inteso nel senso che spesso non sta guardando realmente, perché è distratta da mille cose. E in questo diventa un cattivo sogno, quindi tutto quello che può essere l'esperienza che può dare l'opera in realtà viene annullata da una continua distrazione. Fra la persona e l'opera esiste e deve sempre esistere un rapporto intimo. Francesco Bocchini è la giusta continuazione del ciclo di questo anno del 2017 qui a Palazzo Ducale, che appunto Art Now, che è incentrato sul linguaggio dell'arte contemporanea, se l'arte contemporanea attraverso appunto il suo linguaggio può ancora comunicare emozioni, pensieri nei confronti dello spettatore. Il perché di Francesco Bocchini è molto semplice. Lui viene da una terra molto ricca di personaggi geniali, citiamo soltanto ad esempio Federico Fellini, Tonino Guerra, e secondo me lui ha nel sangue un po' questa genialità e anche questo pizzico di follia che lo ha portato nel corso degli anni ad arrivare ad utilizzare un linguaggio nell'arte tutto suo, tutto particolare, imperniato anche proprio nel luogo dove vive. Vive in un piccolo paese vicino a Cesena, Gambettola, che è famoso per il riciclo dei metalli, e nelle opere di Bocchini piano piano lui si è avvicinato a questa possibilità di rigenerare, quindi di ridare valore, di dare un valore artistico a ciò che in realtà è uno scarto. Quindi è passato dalla pittura alla realizzazione di questi quadri e sculture, ne vedete due qui alle mie spalle, dove viene utilizzato appunto questo materiale di scarto al cui interno Francesco realizza dei meccanismi. Il fatto di mettere dei meccanismi all'interno di un'opera lo ha avvicinato, per molti critici, ad artisti quali Ting Li oppure Bruno Munari, ma a differenza di loro nei meccanismi di Francesco Bocchini c'è una sostanziale differenza. Il meccanismo nelle opere di Bocchini non è mai fluido o liscio, ma è sempre sincopato, quasi sferragliante, ciò a significare quello che è il percorso della vita. Apparentemente potrebbero sembrare quasi dei giochi antichi, dei giochi di bimbi metallici, ma questo meccanismo che, azionandolo con una semplice manovella, si spezza, fa rumore, che sta proprio a significare nelle intenzioni di Francesco il percorso, che è il tipico percorso della vita, che mai scorre liscia per tutta la durata dei nostri anni. L'opera che vedete dietro le mie spalle, che si intitola Il disgusto viennese, non è un merito di pochi. Nel meccanismo si possono vedere appunto tutti i nomi, sono stati scritti da Francesco, nomi di filosofi tedeschi, tranne uno che è Wintergard. Ciò induce appunto uno spettatore a chiedersi il perché del disgusto viennese, no? Leggendo tutti i nomi di filosofi estremamente importanti e famosi, e deve fare uno sforzo mentale per capire il perché nella rappresentazione di tutti questi filosofi esiste solo un artista che appunto è austriaco e di Vienna. Questa è una caratteristica secondo me molto importante delle opere, perché tutti i titoli
che Francesco dà sono scelti con una grossa ricerca, sia da un punto di vista letterario, filosofico e anche da un punto di vista umano, che affronta e prende in considerazione i vari periodi che l'uomo ha attraversato nelle ere, sia di sviluppo che da un punto di vista anche della tecnologia, quindi della letteratura, tutto il percorso proprio dello scibile umano.